Allora, scendiamo da Folgheria, prendiamo con i bike, senza i bike, con o senza, è discesa, si arriva facilmente, quindi siete vicinissimi sostanzialmente. E la Valsugana che cosa offre? Beh, diciamo che la Valsugana, un po' come l'Alpe Cimbro, sicuramente può offrire diverse alternative di vacanza, quindi dalla vacanza più rilassante, quindi magari basata sulle terme o i bellissimi laghi Bandiera Blu, anche per quest'anno riconfermata, così come un trekking, mountain bike o addirittura le salite, le grandi salite del Trentino, quindi potersi mettere alla prova su quelle che sono le salite provate dai veri professionisti, che sono state anche punto di passaggio del famoso Sportfull, nonché Giro d'Italia. E sicuramente con un asso nella manica, si diceva appunto prima, l'e-bike, che può decisamente aiutare magari i meno allenati come me, diciamo così. Però intanto il percorso è bellissimo. No, mi è piaciuto che ci ha scritto una signora tempo fa, che avevamo già parlato della Valsugana, dicendo che aveva scoperto con piacere, dal fatto che eravate venuti in trasmissione, che la Valsugana non è soltanto una strada. Ed è vero, perché nel sentire comune, alla fine, fai la Valsugana e poi vai. Fai la Valsugana e vai, quindi visto come un luogo un po' di passaggio. Assolutamente, la via d'accesso dal Veneto verso, esatto, verso il Trentino. Esatto, invece la Valsugana è un luogo fantastico, si capisce che posto molto bello, perché signora ne parla con tanto entusiasmo, brava. Grazie. Ecco, e allora qui abbiamo innanzitutto laghi di Levico e Caldanazzo. Leggiamo i messaggi perché stanno arrivando tutti. Grandioso, siamo stati a vedere i forti a Lavarone la scorsa estate, abbiamo fatto delle passeggiate favolose anche anche con i miei figli, ci siamo divertiti tanto, dice Filippo da Verona. E quindi testimonianza dei forti che piacciono. Levico e Caldonazzo. Assolutamente. E con le terme, tra l'altro. Con le terme, esatto, non ci facciamo mancare nulla. Diciamo, sicuramente è un qualcosa in più per la nostra Valsugana. Partite da Vetriolo, poi diciamo che le terme sono quelle che sono andate un po' a costruire la struttura di Levico Terme come oggi. E adesso diciamo la fonte è visitabile e soprattutto occorre dire che le terme ormai sono una struttura molto all'avanguardia, con del personale davvero qualificato, un'offerta di prima qualità e soprattutto, siccome abbiamo queste acque arsenicali e ferruginose, vale anche la pena dire che hanno un ottimo beneficio contro lo stress. Che caratteristiche sono queste? Sono sicuramente acque forti, per cui diciamo i trattamenti a quel punto sono più mirati, e appunto come adesso vediamo anche nelle immagini ci sono inalazioni, ci sono bagni, massaggi, ci sono diversi trattamenti disponibili in base poi diciamo alle esigenze dell'ospite. E si può dire che potenzialmente possiamo essere tutti quanti clienti delle terme, visto che ad oggi siamo sempre tutti di corsa e un po' di calma e di relax fanno giusto bene. E soprattutto io ritengo molto valido questo diciamo abbinamento tra il benessere alle terme e comunque la possibilità di abbinare delle escursioni relativamente leggere, sì, siano in bicicletta ma anche a piedi, perché oltre appunto prima nominavamo le grandi salite del Trentino, come ad esempio appunto quella del Mangen, che non è solo bici, perché appunto adesso al 30 di luglio verrà chiusa e saliremo tutti quanti a piedi o in bici a scelta per la notte del Mangen, che è un evento che riscuote solitamente molto successo. Appunto. Cioè sarebbe, che cos'è? Viene appunto chiusa la strada al traffico e si parte, viene definito appunto un punto di ritrovo, lì ci si incontra, si sale tutti insieme per questa camminata che parte logicamente in serata per poter gustare anche il panorama sicuramente in un'atmosfera diversa, perché è molto bello di giorno ma è sicuramente suggestivo la sera e poi di notte anche per la discesa. Ecco, qua stiamo vedendo delle immagini che fanno pensare, dopo la passeggiata ti fai fare anche un po' di fanghetti, esatto, rigeneranti. Esatto, perché esatto. Queste terme, che completando il discorso, sono non soltanto inalatorie ma anche curative per il corpo, no? Assolutamente, possono essere utilizzate diciamo per quelle che sono diverse patologie, mi viene in mente anche per esempio per i giovani anche quello che è il discorso delle allergie con le inalazioni, ma anche le persone più anziane, magari appunto reumatismi. Abbiamo una piccola parte anche per quanto riguarda i trattamenti dermatologici, ginecologici, di conseguenza diciamo che l'offerta è sicuramente molto ampia da questo punto di vista, anche proprio dallo stabilimento termale all'ospite. Quindi cura, relax e divertimento, esatto, che è la cosa migliore in esatto. assoluto. Poi infatti noi amiamo definirlo sicuramente il mare in montagna, perché appunto abbiamo questi due laghi meravigliosi di Levico e Caldonazzo, che sono comunque gli unici due in Trentino ad avere avuto appunto il riconoscimento Bandiera Blu anche per quest'anno. Quindi sicuramente una forma di europeo, tra l'altro. Assolutamente, quindi una quindi forma acqua pulitissima. Esatto, una forma di turismo sostenibile, servizi in spiaggia, balneabilità garantita, quindi
E diciamo andiamo anche un po' contro il mito del classico lago di montagna freddo, perché appunto sono comunque mantenuti a una certa temperatura, anche perché per esempio quello di Levico è di dimensioni un po' più ridotte rispetto a quello di Caldonazzo. Entrambi balneabili senza problemi, abbiamo il servizio spiagge sicure, quindi bagnino, e addirittura diciamo anche per gli amanti degli amici a quattro zampe è stata pensata anche appunto la Bow Beach, sempre sul lago di Caldonazzo, dove si può appunto andare con i propri amici a quattro zampe per non lasciare nessuno a casa. No, ma stavo pensando, visto che siete vicinissimi, se i classici problemi dei bambini respiratori, quindi tutte queste infezioni che ci sono, uno può andare nella zona di Folgheria a fare le sue escursioni, poi spostarsi giù, andare a fare le cure, far fare le cure a Levico Caldonazzo, un po' di termine, cioè, si può fare un bel percorso, cioè non, il tempo gli manca. Sicuramente la vacanza non gli basta, cioè, Folgheria, la Varona e Luserna, poi loro hanno Levico e Caldonazzo, ma anche tantissimi borghi, certo, come Borgo Valsugana, ci sono i castelli, ci sono i forti, quindi è obbligatorio tornare, cioè è impossibile nella vacanza di una settimana scoprire le bellezze dei nostri territori, cioè, sembrerà assurdo, dentro. Io porto il mio esempio, dico sono tantissimi anni che lavoro e che vivo nei nostri territori e non sono ancora riuscita a vedere tutto, perché è una continua scoperta che poi noi come operatori del turismo cerchiamo anche di proporre all'ospite, quindi nell'andare a cercare cose nuove anche noi ci accorgiamo di particolarità che abbiamo nel territorio e che non c'erano così presenti fino a quel momento. Assolutamente, no, questa è una cosa anche particolare, avvincente, perché le persone hanno bisogno di avere tantissime porzioni da fare, cose da vedere, eccetera, dopo magari ne fanno soltanto una, però l'idea che ci sia tante opportunità è bello, insomma. Cosa sono queste immagini? C'è anche la... Esatto, abbiamo un po' adesso un misto, c'era un po' di trekking, un po' di bicicletta, queste appunto sono vedute dall'alto. E c'erano belle escursioni toste, insomma. Esatto, ne abbiamo di più impegnative, sicuramente come per esempio la Trans Lago Rai, che richiede allora a quel punto un certo allenamento, ma anche una certa pianificazione, nel senso che vanno poi gestite ovviamente le diverse tappe nelle diverse strutture ricettive che abbiamo sui percorsi, sempre disponibili su cartina, sul nostro sito, che ricordo è visitvalsugana.it, dove appunto, come anticipava anche Daniela prima, è possibile scaricare le tracce dei percorsi, vedere le diverse cartine, quindi arrivare più preparati già al momento dell'arrivo vero e proprio alla destinazione. Ecco, un'altra cosa, abbiamo visto le attività sportive e quindi qui ci sono tutte, abbiamo visto anche dei cavalli, ci sono tracciati da fare anche col cavallo. Esatto, abbiamo l'ipovia sicuramente, poi ci sono diversi centri equestri, quindi anche per i bambini magari provare le fattorie didattiche. Poi abbiamo un progetto molto bello che è Adotta una mucca, quindi sicuramente era stato quasi pensato più per i bambini, ma appunto anche gli adulti sono parecchi interessati, bisogna dire, quindi appunto si ha l'opportunità di adottare questa mucca con, diciamo, l'onere e onore di andarla a trovare poi sui verdi pascoli della Valsugana e del lago Rai. Esatto, e quindi è un progetto molto bello anche per favorire appunto la attività delle malghe, dove ancora si preserva la lavorazione del latte, e anche per i bambini vengono creati dei laboratori dove appunto provare con mano queste antiche arti, fondamentalmente. Perfetto, allora è arrivato anche un altro messaggio, però non abbiamo un problema tecnico, quindi andiamo in pubblicità rapidamente, torniamo tra pochissimi secondi. Pubblicità.